Allora, Fabrizio, noi ci incontriamo all'occasione della 36ª edizione del Festival di Film Polacco qui a Gdynia, però io vorrei parlare del tuo festival che tu hai creato, cioè Festival del Film Indipendente a Roma, che esiste già da 10 anni. Da dove è venuta l'idea di creare il Festival di Film Indipendente? Beh, è venuta l'idea perché nel 98-99 avevo vissuto a Los Angeles e lì ho lavorato per un festival che si chiama il Moxie Santa Monica Film Festival. Quindi mi sono appassionato molto perché mi occupavo di marketing, però aiutavo anche il direttore a selezionare i film e quindi mi è piaciuta subito questa atmosfera. E quindi tornato a Roma nel 2000 non sapevo bene cosa fare, ho pensato di portare quelle atmosfere di festival nella mia città. E così abbiamo fatto un gemellaggio con questo festival e già dal primo anno sono arrivate 1.000 film, la maggior parte americane, però ecco adesso diciamo abbiamo una programmazione al 70% di film europei, italiani e così è nata un po' l'idea, insomma. Ma perché i film indipendenti? Perché questo genere di film? Ma perché diciamo che a Roma o in Italia non esisteva un film, un festival che si dedicasse alle produzioni indipendenti. Specialmente a Roma non esistevano, c'erano festival che trattavano cortometraggi e quindi noi abbiamo cominciato con i lungometraggi e anche i documentari. E poi i film indipendenti sono quei film, diciamo, che non è possibile vedere al cinema normalmente, però sono dei film che hanno lo stesso un grandissimo potenziale, delle storie molto belle e quindi anche girati con un low budget possono avere sicuramente successo di pubblico e un riscontro, insomma, no? Qual è la situazione del cinema indipendente adesso in Italia, secondo te? Ma a me mi sembra di vedere che in questi ultimi 3 anni la situazione sia abbastanza positiva perché stiamo ricevendo tantissimi film ogni anno e quindi anche con l'avvento del digitale si può girare anche con 50-100 mila euro, no? Ma quest'anno per esempio abbiamo avuto 9 film italiani in concorso, quindi un gran numero. In genere ne arrivavano sempre 3-4, ne presentavamo 3 o 4 e quindi penso che sì, in questi ultimi 2 o 3 anni la produzione è abbastanza buona. Il tuo festival ha compiuto quest'anno 10 anni, allora un decennio del lavoro. Che cosa è come ti senti dopo questi 10 anni del lavoro con il film indipendente? Ma veramente dopo 10 anni non mi sono mai lamentato in questi 10 anni perché è stato andato sempre tutto molto bene, abbiamo cominciato ad avere anche dei piccoli sostegni dal Ministero, dalla Regione, dalla Città di Roma, da qualche sponsor privato con premi, no? E non mi sono mai lamentato, sono sempre stato grato a tutti i miei sostenitori. Però dopo 10 anni sto cominciando un attimino ad arrabbiarmi perché non trovo giusto che i soldi pubblici, quindi i nostri soldi, vengano sprecati con produzioni o con altre manifestazioni di festival dove vengono sprecati veramente tanti soldi. E quindi basta fare un paragone, no, tra budget e audience, per capire che c'è un gap veramente grande tra alcuni budget di alcuni festival che portano magari pochissime persone e hanno un budget 10 volte più grande del Riff che porta adesso 10.000 persone al cinema e ha un budget 10 volte più piccolo. Quante persone lavorano presso il festival, fanno la selezione dei film? Purtroppo lavorano tantissime persone, però purtroppo perché non riusciamo poi a pagarle, quindi molti sono volontari, molte sono persone che ci aiutano per la selezione, quindi non lo fanno solo per passione, però diciamo che sono 2 o 3 anni che sto cercando di avere 2 o 3 persone fisse, però anche in part time. E per poi dopo arrivare al mese del festival dove arriviamo a 15-20 persone.
Quali caratteristiche devono avere i film indipendenti per passare la selezione, la tua selezione? Beh no, caratteristiche, diciamo la principale, la più antipatica, è quella che devono essere anteprime italiane. Non presentiamo film che sono già stati presentati in Italia ad altri festival, ad altre sale. Questo per cercare un po' di essere un po' originali e quindi di proporre al pubblico film che non hanno ancora mai visto. E poi i film indipendenti sono quei film a un budget piccolo, dove spesso il produttore, il regista, il main actor sono la stessa persona, lo scrittore e il regista sono gli stessi, quindi film indipendenti, in quanto non vengono condizionati da grosse distribuzioni o da grosse produzioni o televisioni, quelli in genere sono un po' i requisiti, no? Festival Riff è molto particolare perché, per quanto riguarda i premi. Puoi dire qualcosa a proposito dei premi che voi date ai film che vincono? Per il lungometraggio sono già 2 o 3 anni che abbiamo come premio la distribuzione, cioè portiamo in sala il film vincitore, sia italiano che straniero. Questo grazie sia al Cinema Aquila, che mette a disposizione quindi nella sua programmazione una settimana per il vincitore, e quest'anno abbiamo avuto anche il Ministro della Gioventù che ha dato questo premio per 10.000 euro per aiutare a distribuire i film vincitori. Quindi stiamo cercando di organizzare delle proiezioni per settembre, quando i film usciranno in sala. Poi abbiamo avuto la Fuji, che ci ha dato 4.000 euro in pellicola, quindi poi il resto sono materiali tecnici, quindi la Panalight o Augustus Color, lo sviluppo pellicola, quindi sono tutti premi un po' tecnici. C'è qualche connessione tra l'Italia e Polonia per quanto riguarda il Festival Riff? Quest'anno un film polacco è stato seletto, sì, per i seguiti. Sì, All That I Love di Jacek Borkuć, l'abbiamo selezionato ed è venuto a presentarlo a Roma la produttrice Camilla Polit, che era una dei producer on the move della Polonia a Cannes lo scorso anno. Lei è venuta a Roma, abbiamo organizzato un forum con altri producer on the move, e allargato poi la produzione italiana, la distribuzione, e abbiamo presentato il film, che ha avuto un notevole successo e ha preso anche una menzione speciale. Ma c'è stato anche un altro elemento polacco, cioè un personaggio della giuria. Sì, Marek Golonko, lui è stato uno di queste persone che giudicavano i film, vero? I cortometraggi, noi siamo stati, lui è uno dei programmatori del Torun Film Festival, e 2 anni fa hanno presentato una rassegna sui cortometraggi italiani e noi quest'anno l'abbiamo invitato e abbiamo presentato un programma dedicato al Torun Film Festival con dei cortometraggi, e Marek è stato in giuria, sì. Beh no, ma poi ha anche altri rapporti con la Polonia. Ultimamente non riceviamo più tantissimi corti, ma in alcune precedenti edizioni abbiamo una sezione dedicata alle scuole di cinema, e erano venuti anche alcuni titoli dall'Odds, dalla scuola dell'Odds. Quindi spero anche per il prossimo anno, per il 2012, stando qui in Gdynia, di poter vedere, ecco, qualche bel film e magari avere dei contatti con le scuole di cinema e presentare dei loro cortometraggi anche. Siamo durante il nostro festival di film polacco, non so, sei riuscito a vedere qualche film? E dunque è ancora il primo giorno, non tantissimi. Sono stato adesso a vedere il film di Lech Majewski, molto interessante, molto particolare, molto bello, la scenografia, le luci, i colori, certo è un film un po' di nicchia, è una piccola opera d'arte, però non so, vediamo, forse se viene il regista a Roma a presentarlo, potremmo presentarlo il prossimo marzo, chi lo sa.